la strada dei canti schiettamente napoletani, accompagnati da un palascionino, è una specie di chitarra, diciamo così, un mandolino e un violino. Ho fatto salire su da me la compagnia, ma, come accade a ogni musica di strada, ho notato che essa ha effetto solo di lontano. In camera è dura, discorde, senza armonia, mentre nella via fa tutt'altro senso. In tutti i modi, però, la modulazione e gli accompagnamenti mi parvero straordinari. Era una persona, tra l'altro, che non è che aveva studiato musica spesso e volentieri, imparavano ad orecchio, e quindi ovviamente era fondamentale, insomma, come dire, amalgamarsi col testo principalmente, perché poi c'era questa particolarità, appunto, perché non avevo i soldi per andare al conservatorio, quindi figurarsi. Prima ancora, riferendosi ovviamente a un'epoca, ma siamo praticamente a fine Ottocento, uno storico del teatro napoletano, Ulisse Broda Giubleo, in uno scritto che si chiama I teatri di Napoli del XVII secolo, ci parla di un certo maestro Rogero. Questo maestro Rogero, in realtà, è l'inventore della posteggia alla trattoria. Lavorava praticamente nella taverna del Cerriglio, non ne abbiamo parlato di tavernati, però insomma è una taverna che è stata famosissima in tutto il Cinquecento. È la Caravaggio, ebbe il famoso sfregio sulla faccia. Esattamente. E lo sai che l'hanno rimessa molto bene su adesso? Sì, io avevo visto che c'era. C'è qualcosa. Facciamo un passo più avanti, siamo nel 1904. Anzi, no, scusatemi, prima di questo, anche De Bouchard, storia di usi e costumi di Napoli, ci dice una cosa abbastanza simile. Cioè, ci dice come in realtà questi posteggiatori poi avessero l'abitudine da Napoli di spostarsi, quindi andavano a Castellammare, per esempio, soprattutto nel periodo in cui si passavano le acque, perché ritenevano di poter guadagnare molto, insomma, perché poi la posteggia, o comunque in generale il suono del pianino, accompagnava un pochino, diciamo, le feste, tra virgolette, di paese. Quindi i periodi che, insomma, si stavano in strada, era più facile guadagnare. Dicevo, Matilde Serao, 1904, storia di due anime, siamo all'inizio del Novecento ovviamente, ci parla di una mazurka, perché per un certo tempo il pianino è servito anche a, come dire, a diffondere la musica dal ballo. E praticamente lei, così, quando la popolare mazurka, che tutti gli organetti di barberia macinavano da due o tre anni, venne imparata dalla Dolores, questa protagonista di questo romanzo, dal ritmo lento e mobile, ma non mancante di volontà, permetteva la mazurka, appunto, ai buoni danzatori, alle buone danzatrici, di spiegare le grazie della loro disinvoltura. Cioè, praticamente facevano